Ciao ragazzi e bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci tengo tantissimo a mostrarvi una new entry in casa Adore Lenses. Come ben sapete, Adore è un'azienda che si occupa della produzione di lenti a contatto graduate non colorate e varie cosette per l'igiene. A questo proposito oggi voglio proprio mostrarvi un prodottino nuovissimo, è disponibile sul sito proprio da oggi, lunedì 20 maggio 2019. Oggi voglio fare un video dedicato proprio a questa azienda perché sapete quanto io amo le lenti a contatto, tra l'altro ho sempre il piacere di collaborare con questa azienda, ovviamente i prodotti me li hanno offerti loro, parlo al plurale perché ve ne voglio proprio far vedere due che mi sono arrivati in questi giorni. Io amo veramente questo mondo, quindi il poter cambiare colore di occhi proprio in 2 secondi, quando ho voglia metto le lenti celesti, quando ho voglia del verde le metto verdi, è sempre un piacere collaborare con loro perché ho appunto modo di provare più lenti colorate, di poter creare, sbizzarrirmi con dei vari make up. Passiamo proprio a farvi vedere i protagonisti di questo video. Vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i loro riferimenti, anche i miei, dei miei profili Instagram, almeno potete andare sul loro sito e acquistare insomma la lente che più vi piace. Poi dopo parliamo anche della pulizia delle lenti, quindi dove dobbiamo metterle una volta poi rimosse dall'occhio. Come prima cosa oggi vi voglio far vedere questo prodottino che è appunto un igienizzante mani, tanto poi avrete modo di vedere l'applicazione delle lenti e come si utilizza questo prodotto in un mini video, comunque in vari pezzettini di video che vi metto proprio in questo video che ho pubblicato anche su Instagram. Ovviamente, prima di applicare le lenti, noi dobbiamo lavarci benissimo le mani. Se siamo fuori e dobbiamo toglierci una lente, metterci magari le lenti, non abbiamo un bagno nei paraggi, prendiamo questo gel, perché poi all'interno è presente proprio un gel, potete tenerle in tasca, vedete quanto sono piccoline, magari voi sapete che avete le lenti o che vi dovete mettere le lenti, quindi ne portate uno con voi, o in tasca o in borsa, insomma non prende assolutamente spazio. La bustina è fatta in questo modo, voi basta che la schiacciate così ed esce il prodotto, ed è proprio fatto a gel. Ha lo stesso odore della mucchina, quella quando andiamo a pulirci insomma le mani. Sono igienizzanti mani in questa confezione monodose, è proprio innovativa e facile da aprire, come potete vedere anche da questo video. Ha degli agenti antibatterici clinicamente valutati per portatori di lenti a contatto. Ha un pH neutro e ipoallergenico. Ovviamente avere le mani pulite è proprio fondamentale, perché stiamo parlando di occhi, non stiamo parlando di cose futili, ma di cose veramente importanti, perché portare dei batteri è veramente una cosa che si può fare in 2 secondi. Bisogna avere le mani super pulite quando andiamo ad applicare o rimuovere le lenti a contatto. Il pacchettino è arrivato in questa bustina qua e ho ricevuto anche questo foglietto qua con tutte le informazioni riguardanti appunto il gel igienizzante. Per sapere i prezzi delle varie cosine basta che andate sul sito www.adorelenses.com, almeno insomma potete vedere un po' il prezzo delle varie lenti, dei prodotti igienizzanti, insomma lì nel sito c'è scritto tutto. Poi se volete mandare all'azienda una mail per varie informazioni, potete mandare tranquillamente una mail, chiedere tutte le cosine, tutte le informazioni che volete chiedere all'azienda, perché sono super super disponibili, rispondono veramente velocemente, professionali, vi spiegheranno assolutamente tutto, soprattutto se è la prima volta che provate delle lenti a contatto, o comunque se è la prima volta che acquistate sul sito, potete mandar loro un'email e chiarire tutti i vostri dubbi. Poi invece, parlando di lenti a contatto, mi sono arrivate delle nuove lenti in questa scatolina qua, bellissima, con questo disegno tutto olografico. In ogni scatolina trovate il fogliettino con tutte le informazioni che vi dice come applicare le lenti, come rimuoverle, come conservarle, eccetera eccetera. Quindi questo qua, se soprattutto è la prima volta, leggetelo tutto. Ho scelto le Hazel della collezione Precious Pearl. Le ho chieste graduate perché, sapete, io non ho problemi a uscire con le lenti a contatto colorate, quindi oltre ad indossarle qui in camera per fare video, foto o storie, io tranquillamente esco con le lenti colorate. Mi sono arrivate in questo contenitore qua. Quindi nel contenitore c'è scritto il nome delle lenti
e la gradazione. Se avete bisogno della gradazione, lo fate presente comunque durante l'ordine. Se non avete bisogno, allora le potete fare anche senza gradazione. Dopo che rimuovete la lente, la applicate sull'occhio, questo lo buttate perché non vi servirà più. Nella scatolina da una parte c'è scritto R, quindi right, destra, e dall'altra il nome della marca, quindi Ador, e mettete la lente sinistra. Queste qui sono le lenti che volevo provare io e che appunto mi sono arrivate. Qua c'è tutta la spiegazione, vengono 42,90 euro. Qua c'è scritto appunto che sono lenti a contatto morbide, durata 3 mesi, contenuto d'acqua 38%, materiale Polymapon, sono di 8,6 mm, diametro 14,0, box con due lenti vendibili con lo stesso potere sferico. Quindi insomma c'è scritto tutto. Tra l'altro le Peer Laser, quindi quelle che ho scelto io, sono l'ultimissima novità proprio di Ador. Sono lenti di un color nocciola da riflessi luminosi, particolarmente coprenti in totale naturalezza. Il colore varia in base anche al colore vostro di base, insomma degli occhi. Nella foto qua sul sito a questa ragazza risultano molto più chiare, mentre su di me risultano, diciamo sì, un nocciola. C'è anche la categoria chi siamo, quindi vi spiega dell'azienda, del brand, ci sono i contatti, insomma è un sito veramente completo. Anche se vi metto il mini video dove vi faccio vedere tutti gli step per l'applicazione e la rimozione delle lenti, vi spiego un attimo anche come fare. Come potete vedere dal video, io con la mano sinistra alzo il sopracciglio, quindi alzo la parte superiore dell'occhio, con l'anulare della mano destra abbasso la parte inferiore dell'occhio e la lente la metto nel medio. Infatti la applico proprio anche con questo dito qua, quindi con il medio la applico, poi questo va in base a voi come vi torna meglio. Rimozione lenti a contatto, anche qui vi metto il video di come funziona. Questo portalenti lo dovete utilizzare ogni volta che rimuovete le lenti dagli occhi, quindi aprite tutti e due i portalenti, inserite la soluzione salina che va cambiata ogni volta che voi rimettete le lenti nel portalenti, va cambiata anche la soluzione. Andiamo a rimuovere le nostre lenti a contatto. Il procedimento è identico alle lenti a contatto non colorate. Ovviamente per quanto riguarda le unghie, più corte le avete meglio è, non rischiate di accecarvi. Ovviamente c'è anche chi si è abituato a rimuovere le lenti con le unghie, solo che quando le andate a pizzicare magari tendete ad andarci con l'unghia, come a volte capita anche a me. Ovviamente è bene farlo solo con il polpastrello. Pizzico la lente e la rimuovo, anche perché se la fate con le unghie rischiate anche di rompere la lente. E adesso io vado a metterla nel portalenti. Come fate a capire se la lente l'avete messa nel modo corretto? Allora, io quando la metto nel modo sbagliato, quindi dall'altra parte, mi balla nell'occhio, quindi la rimuovo, la metto un attimo nella soluzione salina e la rimetto nella posizione corretta. Se vi dà noia, sentite che gratta, sicuramente perché l'avete messa nel modo sbagliato. Mi piace veramente il fatto che siano molto naturali, ovviamente dipende anche dalla colorazione. Vedete, si intravede comunque il vostro occhio, quindi la sfumatura marrone in questo caso del mio occhio si sfuma bene, comunque si mischia bene con il colore della lente, che è un colore comunque naturale. Ecco qua rimosse le nostre lenti ed ecco arrivati alla fine di questo video. Io ovviamente vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like. Ringrazio anche l'azienda per avermi omaggiato questi prodottini qua. Un consiglio che do a voi, se volete acquistare sul sito Ador delle lenti a contatto colorate, ricordatevi di questi gel igienizzanti, perché sono fondamentali per l'igiene. L'igiene viene come prima cosa. La rimozione e l'applicazione delle lenti è semplice, è veloce da fare, basta prenderci un pochino la mano. Io quando applicai le mie prime lenti a contatto, che era a Capodanno, non sapevo come fare, ci ho messo un'ora per metterle e un'ora per rimuoverle, quindi basta veramente applicarle 2 o 3 volte e poi capite il meccanismo e vedrete che sarà veramente semplice. Fatemi sapere se acquisterete su Ador, se avete già acquistato, quali lenti avete comprato, se vi va di mandarmi qualche foto su Instagram, sono felicissima di curiosare i vostri acquisti. Iscrivetevi al canale e io vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.